Buonasera, benvenuti a Conto alla Rovescia. Siamo al faccia a faccia finale tra i due candidati a sindaco del comune di Isernia, Gabriele Meloi e Piero Castataro. Con me c'è il nostro direttore Pierluigi Boraggine. Buonasera. Che contribuirà anche lui alla piena riuscita di questa ultima puntata prima del responso finale delle urne. Questo duello avrà le regole che abbiamo utilizzato da sempre, ordine di posizionamento definito per sorteggio e avremo anche le risposte scandite da un countdown di 2 minuti e questa sera daremo anche la possibilità di replica e un appello finale. Allora ringrazio Piero Castataro e Gabriele Meloi. Partiamo da quello che è successo a Roma con le violenze di Novax, o meglio di frange dell'estrema destra riconducibili a Forza Nuova. Qual è il suo giudizio, Castataro? Iniziamo da lei. Ma il giudizio è che molto probabilmente non abbiamo ancora gli anticorpi giusti per determinate forze che tendono a destabilizzare quella che, diciamo, può essere una manifestazione di opinione su cui si può discutere o meno, ma che comunque è una manifestazione su un determinato tipo di libertà. Vedere, ecco, quello che è successo a Roma, tra l'altro anche contro uno dei sindacati che ha fatto la storia di questo paese, che ha difeso i diritti dei lavoratori, che è un elemento fondante dello sviluppo della nostra democrazia, della nostra Repubblica, fa venire i brividi perché in un momento come questo, soprattutto perché stiamo uscendo dalla pandemia, quindi da uno dei momenti più bui della nostra storia repubblicana, ci vorrebbe anche il coraggio, la capacità, la forza di superare alcune questioni che sono rimaste irrisolte. Evidentemente, come dicevo, la società civile in generale, anche determinati partiti non sono stati in grado finora di arginare quelle forze che rappresentano ancora un pericolo per la democrazia. E ritengo che ora lo sforzo che deve essere fatto è quello di dire in Parlamento in modo chiaro che alcune forze, tipo Forza Nuova, deve essere sciolta, non ha nessun modo di esistere ancora, perché quell'apologia al fascismo non è una cosa che possiamo diciamo, permettere che esista ancora. Questi episodi del resto ci danno anche la forza di affermare con ancora più diritto quanto sia precaria la democrazia, quanto sia una conquista giorno per giorno, quanto tutte le forze politiche devono combattere affinché anche attraverso il riconoscimento dell'avversario non avvenga una denigrazione. Meloi, prego. Io personalmente sono contrario ad ogni forma di violenza, sia essa di destra e di sinistra. Per i fatti di Roma, penso che ci siano stati anche degli infiltrati, gente che fa questo di professione, di mestiere, provocare incidenti. C'erano certo sicuramente anche personaggi politici dell'estrema destra. Io la violenza, come dicevo, l'ho condannata sempre, anche quindi quando viene portata avanti da personaggi come quelli dell'estrema destra, senza se e senza ma, la violenza va sempre condannata. Io mi chiedo però, sentivo adesso Piero Castataro che parlava della necessità di sciogliere un partito, una forza come Forza Nuova. Mi chiedo allora se non c'è qualche problema nella sua coalizione, perché mi sembra che i giornali nazionali si sono interessati in questi giorni proprio di questo episodio, cioè di una consigliere che è stata eletta nel Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Isernia, tale Barone Elvira, la quale forse ha dimenticato, ha attaccato fortemente questi esponenti di Forza Nuova, ma ha dimenticato che si era presentata nel 2004 al Parlamento europeo proprio con quelle persone che fanno parte di quel raggruppamento politico, chiamiamo così, che fa capo appunto a Forza Nuova, si era presentata proprio con queste persone, con quelle persone che lei definisce fascisti, con le persone che ha chiamato topi di fogna e che andrebbero, espressioni che vanno comunque censurate.
Io mi chiedo quindi se il problema non ce l'abbia invece il mio competitor Piero Castrataro, proprio nel Consiglio Comunale di Senio. Facciamo replicare a Castrataro, sì, e poi magari concediamo, le repliche un minuto. Poi... Sì, sì, anche meno. Vabbè, iniziamo subito con una sterile polemica, nel senso che credo che la consigliera abbia già detto ampiamente come non condivide più quello di cui faceva parte 15 anni fa ormai. Io ho detto e ho dichiarato pubblicamente che non c'è spazio all'interno di una collezione come la nostra di persone che non pensano alla libertà come un valore fondante della nostra Repubblica. Ritengo che questa polemica sia sterile nel caso in cui ci dovesse essere qualsiasi componente del nuovo Consiglio Comunale che mi appoggi, è chiaro che ne prenderò le giuste misure. Ecco, probabilmente è stato un episodio di mera opportunità, poteva anche farne a meno, insomma, di esprimersi, avendo avuto un passato nelle file proprie di questo partito. Si è espressa e ha detto quello che pensava, rinnega, diciamo, quello che ha pensato, di cui faceva parte anni or sono. Io credo che nella vita si possa sbagliare e che non è condanniamo le persone solo perché abbiano sbagliato solo una volta. Ribadisco il fatto che all'interno della mia coalizione, proprio perché espressione anche di un civismo necessario in questo momento nella vita politica cittadina e non solo, che non c'è posto per chi non la pensa. Allora, è un minuto, le repliche concediamo un minuto. Contro replica Meloni, se vuole aggiungere vuole qualcosa. Replica, oppure lei altrimenti può possiamo... sfruttare la replica. Ma io ribadisco quello che ho già detto, insomma. A me sembra che le espressioni usate dalla... Barone, Elvira, consigliere comunale, quindi possibile assessore del comune di Isernia, perché è l'unica eletta, se non sbaglio, nella lista del Movimento 5 Stelle, quindi se dovesse il collega, il competitor Castrataro ricorrere a fare una giunta di carattere politico, sicuramente avrebbe diritto, titolo, ad entrare a far parte della giunta come esponente, unica esponente del Movimento 5 Stelle di Isernia. E stiamo sull'attualità, voglio fare anche una domanda sull'attualità, poi passiamo ai fatti di casa nostra. Altro che Green Pass, oggi è il giorno del no pass, anche se il governo tira dritto. Ecco, cosa pensate, Castrataro? Allora, il Green Pass e in generale la vaccinazione ci ha consentito di uscire da una situazione economica sociale drammatica, ora ne vediamo i frutti sia nelle scuole perché sono veramente pochi casi per cui si deve attivare la DAD e questo è un vantaggio sia per gli studenti sia per i genitori che possono tranquillamente contare ora sulla scuola. E la ripresa economica è frutto delle vaccinazioni e questo è un dato estremamente positivo, è normale che il governo abbia adottato una soluzione del genere, che è effettivamente è una soluzione che non tutela pienamente chi non vuole vaccinarsi, ma al tempo stesso chi non vuole vaccinarsi ha la possibilità di fare tamponi, è un aggravio economico effettivamente consistente, bisogna trovare una soluzione che tuteli la libertà dell'individuo, cioè di chi non vuole vaccinarsi, e questo... Sono ancora tanti. Sono ancora tanti, lo possiamo comprendere. Al tempo stesso il costo dei tamponi che dovrebbero essere fatti ogni 48 ore è abbastanza elevato. Credo che bisogna mediare affinché questo costo può scendere tranquillamente attraverso l'applicazione di alcune tecnologie. Si possono fare gli accordi con le aziende in modo tale che una parte di questi costi vengano sostenuti dalle aziende e trovare una soluzione ponte per questa questione. Come in ogni cosa abbastanza critica per il Paese, soprattutto in questa fase, ci vuole la buona volontà di tutti per arrivare a una decisione che tuteli da un lato la libertà di chi non vuole vaccinarsi, dall'altro la salute dei lavoratori che lavorano in azienda e che si sono vaccinati. Con un tavolo aperto sono convinto che si possa trovare una soluzione congiunta, scongiurando le ipotesi di scioperi, soprattutto in alcuni porti, in un momento critico come questo, anche per il trasporto merci. Meloni, diciamo che l'utilizzo allora di questo Green Pass può rallentare anche, diciamo, l'obbligo del Green Pass può rallentare, secondo lei, l'uscita dalla crisi Covid e come si può fare per evitare un conflitto estremo tra la salute e il lavoro? Allora io dico subito che sono vaccinato, e sono favorevole al Green Pass. Mi rendo conto che il Green Pass è un escamotage al quale il governo ha fatto ricorso per evitare di introdurre l'obbligo di vaccino
l'obbligo di vaccinazione, che secondo alcuni costituzionalisti sarebbe contrario a questa legge quadro della nostra Repubblica. E, certo è sicuramente uno scamotage, però mi sembra il male minore, detto sinceramente, perché in fondo diventerà come la tessera sanitaria, ma esibita per andare a lavorare. E è chiaro che attraverso questo sistema si vuole convincere, diciamo, usiamo questa espressione, ma la realtà sarebbe costringere anche i lavoratori, tutti quanti i lavoratori, a vaccinarsi. Ma a me sembra, tutto sommato, considerato che la battaglia che stiamo combattendo contro una pandemia mondiale, mi sembra che ridurre un po' i diritti di ognuno di noi per raggiungere un risultato utile per l'intera società, penso che sia un sacrificio al quale tutti quanti ci dovremmo sottoporre. Non vedo altre soluzioni, sinceramente. Abbiamo soltanto il vaccino. È giusto che qualcuno che non si può vaccinare, lo capisco, ha diritto a non vaccinarsi, ma gli altri farebbero bene a farlo. E non mi sembra giusto far gravare sulle aziende il costo di tamponi, che sono ovviamente anche onerosi, quando ci troviamo di fronte a una situazione per la quale c'è da una parte il diritto e anche il dovere delle persone, dei lavoratori, di andarsi a vaccinare, e l'altro, il datore di lavoro dovrebbe per forza pagare i tamponi per farli lavorare. A me sembra una cosa veramente scorretta. Allora, Castataro, siamo al secondo tempo, si parte da zero. Cosa vi siete lasciati alle spalle, e sugli indecisi come pensate di convincerli? Ma noi continuiamo a fare la campagna elettorale sui contenuti, sui progetti e sulla proposta di persone competenti che hanno messo a disposizione la loro esperienza e la loro professionalità per il bene della città. Lo abbiamo fatto anche in questi giorni, siamo convinti di poter portare al voto anche chi era indeciso, siamo convinti ancora che c'è un popolo di centrodestra che guardava dall'altra parte, che si sta convincendo che la proposta politica nostra, civica, è quella che costruisce di più un presente e un futuro normale per la città di Isernia. Mi rincuore vedere che soprattutto in questi ultimi giorni ci sono stati attacchi personali, fango e cose dette assolutamente non vere, semplicemente perché non avevano più altri argomenti di cui discutere. Abbiamo preferito sempre elevare il discorso verso la città e verso i cittadini di Isernia. Vedere al tempo stesso un sottosegretario alla presidenza della giunta regionale che con un messaggio dice che la città di Isernia è paralizzata, quando lui è promotore di Isernia di ben due liste civiche che hanno ex assessori, e quindi lui è il rappresentante dell'incoerenza politica e dice che la città è paralizzata quando gli stessi assessori hanno governato quella stessa città, fa abbastanza ridere, soprattutto fa ridere e fa anche tristezza da un lato il dire che noi siamo la sinistra che non riesce e che urla. Noi non abbiamo urlato mai e mai lo faremo in un'elezione per la città di Isernia, perché i cittadini di Isernia continuano ad essere i migliori alleati, e sono convinto che questo messaggio sta arrivando anche agli elettori di centrodestra, che non si possono riconoscere in una coalizione che ha dimostrato anche per gli apparentamenti una lotta solo per il potere e solo per il poltrone. Addirittura un parlamentare italiano ha detto che una legge regionale poteva essere cambiata pur di soddisfare gli appetiti di determinati personaggi politici. Melogli. Allora sì, è vero, si riparte 0-0. Noi abbiamo sentito durante la prima fase molte chiacchiere, molte promesse. Fare i programmi elettorali è facile, bisogna poi realizzarli, dimostrare di avere la capacità di farli. Io nei 10 anni in cui ho fatto il sindaco ho dimostrato di aver realizzato tutto il programma elettorale che mi ero prefisso. Gli altri fanno solo parole, chiacchiere, però agli effetti pratici non vediamo come si possa concretizzare, come si possono concretizzare le proposte fatte molto semplicisticamente, quando abbiamo una situazione del bilancio comunale, quale quella che abbiamo, una pianta organica ridottissima e abbiamo soprattutto dall'altra parte
16 consiglieri che sarebbero, non sono mai entrati a far parte neanche di un consiglio comunale e quindi non hanno nessuna esperienza politica. Penso che la città di Isernia ha diritto invece ad avere da subito un governo che possa portare avanti le proposte che sono state fatte anche durante la campagna elettorale. Noi che diciamo? Che diciamo agli indecisi e agli astenuti? Diciamo agli astenuti che il diritto di voto si chiama diritto di voto proprio perché ci sono state delle generazioni intere che hanno sofferto, hanno lottato, hanno fatto battaglie per poter conquistare il diritto di voto, per cui troppo semplicisticamente si rinuncia ad andare a votare e così delegando ad altri soltanto la scelta di coloro i quali dovranno rappresentare la città e portare avanti i progetti per la città. Agli indecisi noi diciamo invece una cosa diversa, guardatevi intorno, guardate a chi votate, perché dovete diffidare di chi avete visto soltanto ultimamente e non dovete invece fidarvi di colui il quale avete visto per sempre, in tutti gli anni della vostra vita è stato sempre a fianco a voi, è stato sempre capace di risolvere i vostri problemi. Io con entrambi vorrei parlare di apparentamento, perché avete usato in questi tempi supplementari una strategia diversa. Lei Castrataro ha detto da subito no ad apparentamenti, lei Meloni invece si è apparentato, seppur politicamente, non ufficialmente, con alcuni esponenti che erano con Tedeschi e con Fratelli d'Italia. E quindi vi chiedo insomma di spiegarci perché questa scelta diversa, ovviamente tra voi due, e vorrei farvi anche un'altra domanda, se riuscite a utilizzare lo spazio che vi è concesso per rispondere a questa altra domanda. Iorio in questo ballottaggio è silente, ecco, questo atteggiamento perché secondo voi e chi avvantaggia? Castrataro. Allora, sugli apparentamenti siamo stati chiari da subito, abbiamo detto in modo netto che l'unico apparentamento che facciamo è quello con i cittadini, con la città di Isernia, con quelle forze attive dell'imprenditoria, del mondo delle professioni che vogliono risollevare il ciclo economico della città, per cui non avevamo bisogno e non abbiamo bisogno dell'aiuto dei partiti o di quelle liste che hanno dimostrato sia nel governo della città sia nel governo della regione di essere incapaci di risolvere i benché minimi problemi della città, partendo dalla piscina, dalle strisce blu, dai loculi del cimitero, dall'attenzione verso le borgate, l'attenzione verso il quartiere San Lazzaro, risolve i problemi del centro storico, soprattutto per quanto riguarda la vivibilità, il decoro urbano e così via. E al tempo stesso abbiamo detto, ci siamo rivolti agli elettori dei due schieramenti, diciamo, di centrodestra, e abbiamo detto tranquillamente, come l'abbiamo fatto durante le settimane prima del primo turno e come stiamo facendo ancora oggi, che abbiamo eliminato quegli steccati che non servono a nessuno. Se guardiamo ai problemi della città, della provincia di Isernia e del Molise, non c'è divisione fra destra e sinistra che tenga, perché sono talmente importanti e talmente al di là degli schieramenti che dobbiamo trovare un modo per condividere la risoluzione di questi problemi. Dall'altra parte, come ho detto già prima, abbiamo notato uno sterile gioco di potere, l'avanzo di poltrone, di scambio di poltrone fra i vari apparentamenti che si potevano fare, le magnifiche giravolte di qualche consigliere che praticamente si è fatto tutto l'arco costituzionale, diciamo politico, di quella che poteva essere un governo comunale. Noi non siamo questo, non l'abbiamo mai fatto, mai lo faremo. La coerenza sono convinto che vinca sia dentro di noi sia nei cittadini del centro-destra. Meloni, prego. Diceva, se non sbaglio Ovidio, casta est quam nemo rogavit, è casta quella donna che nessuno ha richiesto. Nessuno ha chiesto di apparentarsi con le liste di sinistra. Certamente non avrebbe potuto fare la lista di Fratelli d'Italia, il partito di Fratelli d'Italia, ma non l'ha fatto, per quello che mi risulta, neanche le liste che facevano riferimento a Tedeschi. È successo questo, che non c'è stato nessun apparentamento di carattere politico, di carattere ufficiale, c'è stato un ravvicinamento, c'è stato un dialogo che abbiamo ripreso in questi giorni, un dialogo che si era interrotto ingiustamente e scorrettamente prima, perché praticamente c'erano dei dissapori, delle divisioni, dei ritardi anche riferibili a me nell'accettazione della candidatura, che avevano portato Fratelli d'Italia a dissociarsi in parte da quella che era la coalizione di centrodestra.
e a scegliere praticamente invece un'alleanza di carattere politico con l'altro candidato sindaco Cosimo Tedeschi. Ma una volta che si è andato al ballottaggio le idee prevalgono anche sulle logiche e sulle logiche spartitorie di cui parla invece il mio competitor Castradaro. Assolutamente Fratelli d'Italia si è schierata senza sì e senza ma con l'altra parte del centrodestra. Le liste che fanno capo a Tedeschi sono divise sostanzialmente, perché mentre Cosimino Tedeschi ha deciso di non scegliere, praticamente ha lasciato libertà di scelta ai propri candidati, l'altra parte invece si è ritrovata nel centrodestra, ma non si è parlato né di assessorato né di spartizione di potere. Ecco, ma la posizione di Iori in questa seconda fase è un po' troppo silente, come ha detto Pierluigi. Allora i dissapori che c'erano stati con l'altra parte del centrodestra non riguardavano l'elezione al comune di Senia, ma riguardavano un livello istituzionale superiore, quello regionale. E questa parte qui è quella parte che diciamo non è ancora probabilmente. Allora, non dico probabilmente ci sono ancora delle ferite che devono essere rimarginate completamente. E lo saranno sicuramente, perché altrimenti c'è il rischio della cancrena. Per cui praticamente diciamo che si parte da Senia per riqualizzare completamente il centrodestra con la speranza che questo processo avvenga anche a livello regionale. Ecco, mi viene da dire che Senia è il centro del mondo in questo momento, perché potrebbe riappacificare il centrodestra e creare un nuovo modello per le regionali in vista delle regionali di tra due anni. Quindi veramente insomma avete i fari puntati. Chi vivrà vedrà. No, sono aggiungere qualche 30 secondi. Sono abbastanza triste, credo come tutti i cittadini di Isernia, che venga dichiarato anche dal candidato Melogli che ad Isernia si è giocato uno scontro di potere e su quello che succederà alla regione tra un anno e mezzo. Isernia non merita questo, i cittadini non lo meritano, meritano che la campagna elettorale sia fatta su dei progetti e le proposte concrete per la città. È veramente triste, lo dico veramente con assoluta tristezza, capire che c'è questa coscienza addirittura di accettare qualcosa del genere. Bene, allora partiamo un po' da questa ipotetica giunta che ognuno di voi ha già nella mente, come la vuole creare, organizzare. Intanto ci sono già dei consiglieri comunali eletti sia dall'una che dall'altra parte. Nella vostra lista c'è un discreto numero di femminucce, quindi farà una giunta più proiettata verso le donne oppure ha altre idee? No, allora chiaramente c'è la parità di genere, così come è detta, cioè di quella di dire che almeno il 40% degli assessori devono essere di un genere o dell'altro, quindi questo vincolo sarà sicuramente rispettato. Nelle liste che mi hanno appoggiato abbiamo visto come le donne hanno avuto un discreto successo e come ho dichiarato già altre volte, questo vuol dire che probabilmente, come penso anch'io, le donne siano anche molto più affidabili, almeno in questa fase diciamo, storica, hanno dimostrato di essere più affidabili degli uomini. Al tempo stesso la giunta sarà fatta tenendo in considerazione due cose, cioè il risultato elettorale che i singoli consiglieri hanno avuto e le competenze che chiaramente hanno. Abbiamo improntato anche la composizione delle liste nel fare in modo che ci siano delle competenze diversificate nella possibilità che ogni candidato può dare grazie alla sua esperienza o nel settore pubblico o nel settore privato, la propria professionalità a disposizione di un comune che effettivamente si trova in una evidente difficoltà di gestione ordinaria, questo, diciamo, quindi la Giunta rifletterà questo metodo, probabilmente io otterrò, come perché sono, diciamo, mi occupo di alcune questioni legate soprattutto all'efficienza energetica, alcune deleghe le terrò per me, come è normale che sia. E le altre, quelle che verranno date agli assessori, terranno conto del, diciamo, del. Ecco, sarà un'aggiunta a 9 o un numero ridotto per Ma questo data. È troppo. Io sono talmente concentrato, la coalizione è talmente concentrata sulla vittoria, perché chiaramente è un verdetto aperto, perché solo le urne diranno chi sarà il vincitore, che non c'è assolutamente il tempo di pensare a queste cose. C'è una modalità che è quella che ho detto, di tener conto delle preferenze
e delle competenze. Tempo per pensare ad altro non ce n'è, almeno fino a lunedì sera. Meloni, se dovesse vincere, ha già una mezza idea di come allora, comporre la risposta alla domanda è ovviamente sì, perché praticamente, cioè, se terrò conto delle donne nella formazione della giunta, mi sembra evidente, mi sembra scontato che, a parte la previsione di legge, io penso che le donne in molti casi sono addirittura superiori agli uomini, l'hanno dimostrato in tanti campi, adesso sono andate anche sulla luna, nello spazio, fanno di tutto, per cui praticamente perché non dovrebbero poter fare l'assessore nel comune di Cene? Assolutamente, quindi terrò conto, le donne che saranno messe in giunta saranno quelle necessarie, dipenderà dal numero, la richiesta era quante donne, non si può dire adesso perché non so ancora la giunta da quante persone sarà composta, è chiaro che quantomeno avranno quella percentuale prevista dalla legge. Io nella mia esperienza lavorativa ho incontrato molte donne, anche quando al Consiglio Nazionale Forense ho a che fare con molte donne che sono addirittura superiori anche agli uomini, nella capacità, nella determinazione soprattutto, perché le donne sono delle persone particolarmente determinate e hanno dimostrato anche grandi capacità anche come amministratrici di enti locali. Per cui insomma è fuori discussione che quantomeno la percentuale di legge sarà rispettata. Ecco, ma molti si chiedono anche sul numero degli assessori, perché sappiamo che il Comune, sì, di Senia ha un massimo di 9 assessori. Però 9 assessori, se non sbaglio avevano portato anche a 10, se non sbaglio. 9, per io sappia erano 9. 9. Allora, forse no, volevano farlo. Vuole aggiungere qualcun altro? No, io assolutamente. Io ho fatto, quando facevo il sindaco l'ho fatta a 6 e poi a 5, quindi figuriamo, nonostante la legge prevedesse 12 all'epoca, quindi sono stato sempre molto, molto riduttivo da questo punto di vista, proprio per evitare, ma non soltanto i costi, sì, sì, per il comune. Ma in questi primi ragionamenti che state facendo, avete entrambi evocato più volte il concetto dei conti del comune. Ecco, come pensate di intervenire, di affrontare la situazione debitoria dell'ente? Perché da lì si parte. Come pensate di affrontare la situazione debitoria dell'ente? Castradale. Allora, c'è da fare un lavoro importante perché all'interno della struttura, diciamo, che è stressata dal punto di vista del numero di persone che ci lavorano e dalle competenze che hanno, quindi credo che nel primo mese ci deve essere il massimo impegno, soprattutto per far venire fuori in modo inequivocabile i debiti fuori bilancio, che sono quelli per cui c'è questo enorme problema. Sembrerebbe, diciamo, che questi debiti non sono sotto controllo e non farli venire fuori finora ha impedito di approvare il bilancio. Io, come, diciamo, personalmente ho delle esperienze di gestione di società private, quindi di bilancio ne so abbastanza, c'è qualche persona che attorno a me e anche nelle liste che ne sa anche più di me, quindi sono convinto che a fianco alle persone che sono all'interno del comune e anche con la nostra competenza, eventualmente se fosse necessario con un consulente esterno, di poter in modo abbastanza rapido risolvere questa problematica che è fondamentale per approvare il bilancio, al tempo stesso per avere chiarezza sugli anni futuri, per fare in modo che il bilancio del comune non sia dedicato solo ai debiti passati, ma che sia un bilancio che abbia in modo chiaro la parola investimenti e abbia degli investimenti corposi, non solo quelli che verranno dal PNRR, ma anche quelli con risorse proprie. Va risolta la questione della riscossione tributi, c'è un passaggio, diciamo, d'azienda, di società, dobbiamo garantire le persone che stanno uscendo da quella società e che potrebbero andare nella nuova, fare in modo che questa cosa sia vantaggiosa anche per il comune. Sono convinto che si potrà fare in tempi stretti e che nel più breve tempo possibile il bilancio possa essere messo in sicurezza. Meloni, prego. La domanda è come si fa a uscire la situazione debitoria del comune, come voglio ricordare una cosa, che per legge è prevista la verifica straordinaria di cassa. Quando cambia, finisce un'amministrazione e comincia un'altra, si va normalmente al tesoriere dell'ente insieme con il sindaco, il nuovo sindaco,
il vecchio sindaco e il responsabile del settore finanziario e si va a chiedere qual è la situazione reale. Quindi fino a quel momento non si potrà sapere se sul bilancio, se sui conti del comune ci sono 15 milioni di euro depositati in banca, secondo alcuni, secondo altri sono 19 milioni di euro. Solo allora si potrà sapere qual è la cifra esatta che è sul conto del comune. Solo allora si potrà sapere quante di quelle somme sono state eventualmente pignorate. Ma chi si occupa di queste cose non l'ha mai saputo finora, sono dichiarazioni un po' che lasciano no, stupito. No, sono dichiarazioni, io glielo dico per un motivo semplicissimo, perché quando è finita la mia amministrazione era già subentrato l'avvocato De Vivo e già era decaduto l'avvocato De Vivo, siamo andati a fare una verifica straordinaria di cassa il 28 di giugno del 2012 e abbiamo trovato sui conti del comune depositati in banca 8 milioni e 300 mila euro e ricordo esattamente che c'era il commissario Vardei, il quale chiese al direttore di banca che attestasse quante erano le somme pignorate e la dichiarazione fu nessuna cifra è pignorata, non c'erano pignoramenti in corso. Però queste avvocate sono le attività, io mi riferivo ai 16 miliardi di vecchie lire depositate sul conto corrente. Adesso immaginiamo se ce ne sono 19 di milioni di euro, sarebbero 35 miliardi di lire depositate. Ci dobbiamo chiedere perché ci sono tutte queste somme depositate, quante somme di quelle là sono vincolate per certi per progetti. Quante somme sono vincolate e bisogna chiedersi come mai non vengono spesi questi soldi, perché il punto è questo, fino a quando ci sarà una gestione fatta in un modo tale che soltanto il dirigente potrà dire se si possono spendere delle somme o no. Perché bisogna prima verificare se il patto di stabilità è rispettato o meno. Per fortuna adesso la pandemia ha fatto giustizia di questa legge assurda che ha messo in ginocchio tutti gli stati e in modo particolare gli enti locali, allora soltanto si saprà quante di quelle somme possono essere spese e ovviamente poi... Mi fermo qui, sì. No, anche perché il problema degli eventuali debiti fuori bilancio a cui accennava Piero Castratà sicuramente esiste, perché probabilmente da quello che abbiamo sentito dire entrambi... Io a quello mi riferivo. No, sono notizie così da corridoio, perché in realtà so che una buona parte dei debiti dell'ente sono già stati riconosciuti. Naturalmente dovrete verificare, forse comunque, ce ne sarà, comunque andrà a finire. Allora, parliamo di cose che non conosciamo nella realtà. Tre minuti adesso per questo suo intervento, parliamo un po' di lavoro, okay. e diciamo anche della disoccupazione giovanile che va decisamente combattuta. Quale sarà il vostro impegno per far cambiare questi numeri poco edificanti? Allora, dobbiamo, a tre minuti, sì, dobbiamo essere in grado di intercettare la ripresa che ora c'è in tutta Italia. Questa ripresa è determinata sicuramente dalla fuoriuscita dal ciclo economico della pandemia. Come lo facciamo? Il primo intervento, che è il più rapido perché riguarda solo i capitali privati, è quello di favorire nel modo migliore possibile gli investimenti privati nel superbonus. A Edisenna, come in tante cittadine, ci sono tanti condomini, dobbiamo creare un ufficio all'interno apposito che si occupa delle pratiche del superbonus. C'è un bando, diciamo, del Ministero dello Sviluppo Economico per cui si possono prendere dei tecnici dedicati esplicitamente alle pratiche del superbonus. Perché? Perché queste pratiche, se vengono smaltite in modo rapido, danno avvio a decine di milioni di euro di investimento all'interno della città, di cui possono giovare le aziende, soprattutto le aziende che si occupano di edilizia all'interno del comune di Senna e della provincia e non solo, e che non sono poche, e la manovalanza per compiere queste opere. Questo è il primo aspetto, il più rapido. Il secondo è quello di attrarre nuove risorse nazionali ed europee. Prima di tutto essere in grado di spendere bene i soldi del PNRR, alcuni sono già stati stanziati, in particolare quelli degli asili nido, quindi il Comune deve essere in grado attraverso un concorso di idee subito, anche lì ci sono dei soldi proprio del PNRR per i concorsi di idee sugli asili nido, di individuare le aree e i progetti che devono essere candidabili a essere finanziati da questi fondi.
Poi dobbiamo essere all'interno del PNRR, ci sono i fondi per la mobilità sostenibile, i fondi per la ristrutturazione del centro storico, per l'efficientamento energetico. Dobbiamo attrarre quei fondi per la riqualificazione degli immobili pubblici, la riqualificazione energetica degli immobili pubblici. Tengo a precisare che ci sono i soldi del cosiddetto gestore dei servizi elettrici, che per riqualificare a livello energetico le scuole danno un contributo che arriva fino al 100%, mentre per gli altri immobili pubblici arriva al 65%. In più, favorire l'offerta culturale e turistica di Isernia, quindi mettendo in rete gli operatori che già operano, favorendo gli investimenti di questa nell'ospitalità privata, e un'offerta culturale in grado di trattenere i turisti non 2 o 3 giorni ma anche una settimana, un'offerta che deve essere coadiuvata anche con accordi con gli altri comuni. Tutte queste cose possono far sì di far risalire il PIL del comune, ad esempio anche quello di un accordo tra università e aziende per un centro di sviluppo. Ora c'è un bando da più di 350 milioni di euro del Ministero dell'innovazione, dove Isernia si può candidare per circa 10 milioni di euro per riqualificare un immobile e farci un centro di ricerca e sviluppo. Bene, allora Melogli, sul lavoro, sui giovani, qual è la sua visione? Allora, ovviamente io sono d'accordo con le cose che dice Piero Castradaro, come si fa a non essere d'accordo? Sono le stesse cose che diciamo anche noi, vogliamo praticamente rilanciare la città di Isernia, vogliamo far ricorso a tutti quanti i fondi europei che saranno messi a disposizione, vogliamo servizi delle professionalità che ci sono all'interno del Comune e delle altre professionalità che verranno messe a disposizione, a quanto sembra, direttamente dal Governo centrale, proprio per favorire questi tipi di progetto che sono quelli finanziati col PNRR. Volevo dire, se la domanda è specifica, qualcosa vuole fare il Comune per il lavoro? Il Comune direttamente non può fare nulla, anzi, per come stanno la situazione del bilancio è difficile anche pensare di fare dei concorsi e assumere pubblici dipendenti. Però una visione, però buona, la visione è sicuramente condivisibile, perché è chiaro, da questo punto di vista non ci possono essere divisioni né ideologiche né di altro genere. Qualsiasi fonte può portare a Isernia finanziamenti favorire interventi che abbiano delle ricadute positive per quanto riguarda l'occupazione, si troverà sempre e sempre d'accordo. Volevo dare una buona notizia, perché ci sono anche delle realtà ad Isernia, nelle immediate vicinanze, parlo di Pettoranello, c'è un'azienda che ha preso, un'azienda importante che ha rilevato l'ITR. Quando c'era l'ITR, ricordiamo la realtà, forse Piero non c'era allora, ma io c'ero a Isernia, stavo qui, c'erano centinaia di famiglie che vivevano direttamente sull'ITR e sull'indotto dell'ITR. Purtroppo, sparita quella grande realtà, si è verificato quello che purtroppo a cui abbiamo assistito in questi anni, che non è dipeso dal Comune soltanto di Isernia, ma è dipeso da tante situazioni che si sono create, negative tutte quante. Questa struttura è stata rilevata da un'importante azienda qui che opera nell'Isernino, diciamo così, e stanno facendo un'operazione di trasformazione della plastica in tessuti che può creare posti di lavoro. Centinaia di posti di lavoro. Poi il Comune favorirà tutte le iniziative possibili e immaginabili per attrarre gente e quindi dare occupazione ai giovani. Io vorrei rimanere un po' su questo argomento, perché la normalità qual è? Un sindaco si presenta un proprio progetto, poi la maggior parte delle volte non riesce, proprio programma con dei progetti, non riesce a realizzarli perché dice non ci sono abbastanza risorse. Invece il prossimo sindaco di Isernia probabilmente, dico, avrà la possibilità di gestire risorse importanti rispetto al passato. E allora vi chiedo due cose importanti che saranno il faro, il punto di riferimento della vostra gestione. Allora, le ho già citate, nel programma sono chiarite in modo esplicito, ed è quello di creare una connessione tra la facoltà di informatica, il mondo delle imprese esistenti ad Isernia che si occupa di economia digitale. Ci sono circa 150 lavoratori in questo settore, dobbiamo trovare il modo di fare una partnership tra pubblico e privato per sviluppare nuovi prodotti nel campo del digitale. I soldi per fare queste cose non solo arriveranno sicuramente dal PNRR, ma ci sono anche i crediti d'imposta che agevolano, quindi creare dei dottorati in materia di digitale, fare ricerca e sviluppo con delle borse di studio postdoc,
creare dei laboratori congiunti pubblico-privato per far nascere nuove imprese, per sviluppare nuove imprese per le, che hanno già alcuni prodotti qui ad Isernia. E al tempo stesso la capacità di attrarre in questo laboratorio e in questo incubatore lavoratori di altre imprese che sono disponibili ad investire in un territorio come il nostro, che comunque ha ancora una certa attrattività soprattutto in termini di costo della vita e qualità della vita. Quindi questo è il primo aspetto da sottolineare. L'altro, l'ho detto anche più volte durante questa campagna elettorale, Isernia deve diventare un modello di città sostenibile, lo possiamo fare, all'interno della coalizione abbiamo le competenze per fare in modo che soprattutto gli edifici pubblici diventano edifici che non consumano energia, possiamo agire sul campo della mobilità sostenibile ed in particolare di quello degli autobus elettrici e delle colonnine di ricarica. Questo modello è un modello che possiamo far vedere agli altri, facendo diventare Isernia un vero e proprio laboratorio di nuove tecnologie sulle smart city e quindi un esempio per tutto il Mezzogiorno. Melogli, prego. Allora, ovviamente sono in gran parte d'accordo con le cose che fino adesso ha detto Piero, per un motivo semplicissimo, perché sono tutti i mezzi attraverso i quali la città di Isernia potrà svilupparsi. E vorrei soltanto ricordare che la digitalizzazione della pubblica amministrazione non è una caratteristica di Isernia, ma è un provvedimento che sta assumendo il governo centrale, ci sono finanziamenti proprio finalizzati a questo, quindi noi intercetteremo certamente tutti quanti, e perché anche da parte nostra c'è l'intenzione di efficientare l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Noi l'abbiamo fatto nel 2010 con la delibera del patto dei sindaci che proprio recepiva una direttiva europea, l'abbiamo fatto già allora, le politiche finalizzate al risparmio energetico, alla mobilità sostenibile, l'abbiamo fatto con il bike sharing, lo ricorderete tutti quanti, ci sono le pensiline, ma l'abbiamo fatto 10 anni fa, questa è la differenza. Le cose di cui parla Piero Castrataro come delle innovazioni che si vogliono introdurre adesso, noi le abbiamo fatte 10 anni fa, le abbiamo avviate 10 anni fa, quindi non possiamo non essere favorevoli a continuare questo tipo di politica che abbiamo fatto. Voglio ricordare che noi addirittura avevamo previsto che su tutte le multe che venivano riscosse dal comune, una parte di queste somme dovevano essere destinate, sempre come fatto ripetitivo nel corso degli anni, all'eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi c'era già da allora una intenzione chiara di poter risolvere certi tipi di problemi all'interno della città. Per il resto, che cosa dobbiamo pensare di fare? Io ho parlato anche io con il rettore dell'università, non con il rettore, con quello che sarà probabilmente il rettore dell'università, per alcune facoltà, per alcuni corsi di laurea che dovrebbero essere portati a Isernia. Io ho parlato di corso di paleontologia perché praticamente è da ricollegare in qualche modo al paleolitico, ecco, al parco del paleolitico che vorremmo fare, allo sviluppo del paleolitico. Potrà continuare il suo concetto, è proprio su Isernia città universitaria, perché fino a qualche anno fa c'era anche la facoltà di scienze politiche, una facoltà c'era importante. C'era una facoltà importante di scienze politiche, lì al, certo, Palazzo Orlando, che adesso è inutilizzato, un'altra struttura dovrebbe essere riportata alla luce. Ecco, creare un po' un rapporto anche con l'università per cercare di strappare un po' qualche altra facoltà da portare qui a Isernia per aiutare poi i giovani ad inserirsi nel tessuto produttivo. Isernia città universitaria, questo è un punto basilare su cui entrambi dovreste un po' riflettere e dare il vostro giudizio. Io sono completamente d'accordo, credo che questo sia uno di quei temi su cui non possiamo dividerci, perché riportare soprattutto nel centro storico almeno una facoltà è fondamentale per riattivare un'economia diurna del centro storico, che ora vive un momento positivo per quanto riguarda le attività, diciamo da una certa ora in poi, dalle 6 del pomeriggio in poi, perché è popolata di giovani, è popolata di locali, purtroppo soffrono i commercianti durante il giorno. Quindi riportare un'università lì, una facoltà, un corso di laurea in quell'area deve essere, qualsiasi sia l'amministrazione, uno degli obiettivi da raggiungere nei prossimi 2-3 anni.
Preciso anche che diciamo, la facoltà, che, il corso di laurea in scienze infermieristiche che c'è oggi, che non fa capo all'Università del Molise, sta avendo un discreto successo. Proprio anche quest'anno c'è un boom di iscrizioni, tant'è vero che anche le case sotto il centro storico vengono quasi tutte affittate. Dobbiamo puntare anche in quel caso a un'offerta verso quegli studenti, in modo tale che anche la parte bassa del centro storico, che ha subito di più la crisi economica e lo spopolamento, abbia la capacità di rinnovarsi con nuovi, diciamo, nuovi commercianti che possano insediarsi lì, nuove attività di ristorazione anche diurne e una nuova offerta culturale anche in quell'area, perché può essere determinante. Sono sicuro che attraverso diciamo, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione della scuola di San Pietro Celestino e altre attività che si possono fare in quell'area, possiamo farla risorgere anche quella zona della città. Ribadisco il fatto che deve essere, questo dell'università deve essere un tema condiviso, non ci si può dividere su questa questione, perché sono, è una d'accordo, questione che va al di là di qualsiasi, di chi sia, diciamo, il sindaco di Serre. Ecco, lei parlava, Melogli, della facoltà di paleontologia collegata proprio all'Homo Sapiens, che adesso ha ripreso vigore grazie anche alla bravura anche della direttrice, l'architetto Zullo, che si sta dando molto da fare per questo sito del sì, paleolitico. Ma oltre alla facoltà di paleontologia, che altro vede? Per esempio, la facoltà, cioè scienze politiche, che mi sembra è stata eliminata, è stata una cosa, insomma, una perdita pesante per la città di Siena, perché scienze politiche, sappiamo, è una di quelle facoltà particolarmente frequentate. E Palazzo Orlando, lei ha fatto prima riferimento a Palazzo Orlando, lei lo sa perché purtroppo Palazzo Orlando fu restituito dall'Università al Comune di Siena, non perché ne abbiamo fatto richiesta, ma purtroppo le leggi finanziarie vengono fatte, cioè, spesso cadono dall'alto, certo, e fanno sfaceli, distruggono. Neanche se la dà gratis, realtà. Non era possibile, certo, più, cioè io avevamo concordato 10.000 euro all'anno con il rettore dell'Università, viene fuori la legge finanziaria del 2010 per cui avrebbe dovuto versare per forza l'università 80.000 euro. Ecco, però Palazzo Orlando potrebbe essere restituito al suo antico splendore. Certo, io mi auguro che le leggi finanziarie che verranno fatte dal governo centrale consentiranno una maggiore libertà agli enti locali di poter utilizzare gli immobili di cui è proprietario per finalità istituzionali, perché parliamoci chiaro, tenere l'università nel centro storico di Isernia è soltanto, non solo importante, come faceva notare Piero, per le attività commerciali, ma anche come centro culturale vero e proprio, perché noi pensiamo sempre all'università come un veicolo che può portare studenti che spendono soldi là, ma tenere gli universitari che stanno al centro della città significa sviluppare anche culturalmente tutta quanta la zona. Questo non può essere una cosa secondaria rispetto soltanto all'attività commerciale. È chiaro che noi faremo di tutto perché l'università, con qualche corso di laurea, non parliamo di facoltà, perché una facoltà richiede che ci siano tanti di quei professori che oggi non ci stanno, perché il vero punto è questo. Noi a suo tempo avevamo concordato per avere qui a Isernia una facoltà di lettere classiche, non è più possibile perché non c'erano i docenti, non ci sono i docenti non vengono a vivere qui da Roma o da Napoli, purtroppo devono essere... È finito il tempo. È finito il tempo. Comunque, scusa, complimenti a tutti e due, perché su questo vi siete trovati perfettamente in linea. Ma non possiamo non trovarci d'accordo, siamo persone normali. Non voglio dire siamo persone normali. Piscina comunale, è impensabile che un capoluogo di provincia non abbia una piscina comunale. Ecco, qual è l'impegno che prendete davanti agli elettori, ai cittadini di Isernia? Castratale. No, l'impegno che prendo è sicuramente di non fare quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni, dove la vecchia amministrazione non è stata in grado di non portare a termine il progetto e solo ora è stato appaltato, dopo vari tentativi, è stato, diciamo, fatto il bando, dopo vari tentativi che sono andati persi, tempo perso per varie questioni. Non capisco come possa, diciamo, i vecchi assessori ricandidarsi pur avendo sulle spalle, diciamo, questo problema, questa incapacità di risolvere questo problema. L'impegno chiaro è quello di chiaramente vigilare sull'appalto che mi risulta che abbia partecipato una sola azienda e ora c'è la commissione di valutazione che deve valutare se, diciamo, è tutto congruo o meno, quindi bisogna valutare sulla congruità, sulla correttezza e così via. Nel caso in cui l'appalto parte, dobbiamo
valutare bene i tempi, mi impegnerò sicuramente perché a quelle somme può essere aggiunta un'ulteriore somma di circa 500.000 euro che viene da fondi diciamo, del GSE per la riqualificazione energetica di quell'immobile. Con quei fondi noi possiamo costruire una piscina che è totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico e questo consentirà a chiunque poi possa gestirla, perché la gestione sarà sicuramente data in convenzione a un'associazione sportiva, a una cooperativa, a quello che sarà, di poterla gestire con dei costi diciamo, di gestione molto molto bassi, perché quelli energetici saranno praticamente azzerati. La piscina serve perché avere una piscina vuol dire non solo dare un servizio ai cittadini, ai bambini, alle mamme, poter far nuotare le persone, ma anche garantire a determinate fasce di popolazioni fragili la possibilità di poter andare a nuotare e soprattutto creare anche quella quindicina di posti di lavoro che attorno a una piscina si creano sempre. Quindi massimo impegno affinché nel giro di pochissimo tempo la piscina venga realizzata e venga messa in funzione. Melogli, prego. Lo ricordava già Piero Castrataro, il bando è stato fatto, cioè adesso praticamente c'è anche un'offerta da quando Gruppo per cui praticamente no? Il controllo. Mi sembra l'altra volta faceva riferimento Piero, se non sbaglio, è un'impresa di cui farebbe parte, non lo so. L'hai detto lei. Il gruppo Patricillo. Non è che si può fare un bando di gara nel quale si dice è vietato la partecipazione al gruppo. No, ma la mia non era una. Allora, diciamo no, perché praticamente qui. Avvocato, io sono certe... dico i fatti di cronaca. Io per esempio non lo so. Non lo so chi ha risposto al bando di gara. Spero che abbia risposto un'impresa che sia efficiente, che sia in grado di fare il lavoro nel più breve tempo possibile e nel miglior tempo possibile, perché questo è l'obiettivo che qualsiasi benissimo amministratore si deve porre. Benissimo. Poi il fatto del controllo, il controllo non lo fa certo l'assessore, il controllo non lo può fare certo il sindaco, il controllo deve fare la struttura e la struttura dopo la legge Bassanini noi non ci teniamo più nulla, una volta che decidiamo di fare la piscina tutto il resto è gestione e nel bene e nel male, il che significa che i bandi di gara se sono andati deserti in passato non perché li ha fatti l'assessore che l'ha sbagliato, ma perché il dirigente che si è interessato ha fatto dei bandi di gara che non erano validi, diciamo così, non hanno riscosso l'interesse da parte degli operatori del settore. Adesso non aveva terzo, molto appeal, ecco. Probabilmente sì, non lo so quali criteri, io certo non li ho letti, non sono in grado neanche di capirli perché faccio tutt'altro nella vita, né sono andato a leggerli. Però adesso il fatto che abbia risposto qualcuno, immagino che ci siano dei tempi per la realizzazione della piscina, spero che vengano rispettati, ma anche in questo caso il controllo spetta sempre alla struttura e mai alla parte politica. Gli altri suggerimenti a cui faceva riferimento il mio competitor sicuramente sono validi, perché se si può efficientare energeticamente e risparmiare sui costi di gestione è sempre un fatto valido. Ecco, dissento su una cosa, nel senso che attenzione a questo, l'assessore è responsabile del fatto che nel momento in cui si fa un bando del genere si informa, si confronta con i colleghi, con gli ingegneri, con le imprese e cerca di capire se quel bando è stato scritto bene o male. È chiaro che se ci sono degli assessori competenti, perché sono ingegneri o sanno leggere dei business plan, dei piani finanziari, è molto più probabile che quel bando viene controllato anche dalla parte politica e quindi che sia un bando scritto bene a cui rispondono più imprese, perché è stato calcolato il giusto guadagno che chiaramente chi partecipa al bando essendo un'impresa vuole fare. Quindi attenzione ai ruoli formali, ma c'è un ruolo politico ben definito e la responsabilità se una cosa non viene fatta è sempre politica. Ecco, Melogli, anche a lei una domanda vorrei fare a riguardo. Tenere d'occhio anche i dirigenti, perché anche loro hanno un ruolo importante all'interno. I dirigenti. Quali dirigenti? Uno ce n'è. Vabbè, quando io sono entrato nel 2002 al Comune di Siena c'erano 5 dirigenti, poi nel corso degli anni sono andati via riducendosi, ma alla fine oggi mi risulta che c'è un unico dirigente il quale viene spostato come un giorno da un ufficio all'altro, perché dove devono essere autorizzati è necessaria la firma del dirigente. Questo è un problema che secondo me va affrontato e risolto. Questo è uno dei primi problemi che qualsiasi amministratore dovrà affrontare. Ecco, sulla piscina invece volevo dire che l'intenzione
di Piero Castellari è sicuramente valida, anche quello che dice, cioè immaginare che un assessore va a controllare il bando che ha fatto il dirigente e si mette a discutere per vedere se sta fatto bene o fatto male, in modo da immaginare se ci saranno delle risposte positive da parte degli interessati, è una cosa veramente che secondo me lascia il tempo che trova, perché probabilmente non ci si rende conto del fatto che l'ordinaria amministrazione in un comune prende tanto di quel tempo che resta pochissimo tempo per poter pensare alle cose grosse. Bene, se... alle cose, anche alla realizzazione del proprio programma. Cassataro, se dovesse presentarsi, stessa domanda anche per Melogli, un padre di famiglia disperato per chiedere aiuto, cosa gli direbbe? Ma prima di tutto bisogna trovare gli strumenti, e ce ne sono tanti oggi, reddito di cittadinanza, vari bonus sociali, per capire se quel padre di famiglia può, ha diritto a quegli strumenti che sono istituzionali, quindi aiutarlo il più possibile affinché delle volte, anche perché è complicato burocraticamente ottenerli, non si riesce a, queste persone non riescono a prendere questo il reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno al reddito, pensiamo agli assegni familiari e così via. Poi è chiaro che bisogna organizzare all'interno del comune con le associazioni di volontari esterne che ci sono, che aiutano tantissimo le persone, penso alla Caritas, penso a tante altre associazioni che si occupano di questo, una rete di solidarietà che deve diventare istituzionale, dobbiamo avere la capacità di poter segnalare queste persone ai volontari che già esistono sul territorio, e sono convinto, perché una delle cose bellissime della città è che gli Isernini sono molto solidali, quando capiscono che una persona ha problemi, perché tutti li possiamo avere, soprattutto dopo un momento come questo in cui tante persone hanno perso lavoro, gli Isernini aiutano, non si tirano indietro, quindi cercare di creare questa rete che già esiste, ma fare in modo che un'amministrazione la renda ancora più consistente, ancora più a maglie strette, in modo tale che le persone che si trovano in difficoltà riescano ad essere aiutate in modo rapido e veloce, secondo me è uno di quegli impegni che ogni buona amministrazione deve prendersi, perché non sempre lo Stato riesce ad arrivare in tutte le situazioni particolari, e sicuramente invece un'amministrazione capillare che è attenta al territorio lo può fare. Quindi da questo punto di vista c'è il massimo impegno mio, delle persone che sostengono, ma io credo che anche questa cosa vada al di là delle divisioni e fa venire fuori anche la parte migliore di noi, che non è una questione anche questa, diciamo, di divisioni fra destra e sinistra o fra schieramenti. Ecco, Melogli, il Covid ha aumentato la soglia di povertà, indubbio, e molta gente sta soffrendo. Se qualcuno dovesse presentarsi, lei che... La differenza tra noi, sai qual è? Sì. È che a me si sono presentati. Questa è la differenza. Non se ne è presentato uno, ma più di uno. Nel corso dei 10 anni che ho fatto il sindaco, più di una persona si è presentata in queste situazioni a cui lei faceva riferimento. La prima cosa che bisogna fare è vedere perché si trova in quelle condizioni. Ricordo qualche piccolo particolare, se mi consente qualche piccolo... venne un signore che mi disse che erano 3 anni, teneva 4 figli, e erano 3 anni che non lavorava. E io gli chiesi, ma scusa, come fai a mangiare fino adesso? Come hai fatto? No, degli aiuti, perché lavoretti, per genere. Mi impegnai immediatamente, chiamai la dirigente, che all'epoca era Mirella Buccomini, la pregai di parlare, di intercedere con qualche ditta per sapere se poteva prendere questa persona. Lei lo conosceva bene e mi disse, va bene, mi preoccupo, trovò il posto di lavoro a questa persona, però mi aggiunse, non si presenterà al lavoro. E purtroppo fu così. Per cui la prima cosa è vedere effettivamente certe volte le condizioni di disagio, di bisogno, da che cosa dipendono. Però questi sono casi sporadici, sono casi eccezionali. Casi limite. A qualche volta ti dirò che ho dovuto mettere le mani a portafoglio personalmente, mi vergogno anche di dirlo, però l'ho fatto. E il resto, ho sempre attivato il settore dei servizi sociali per sapere se c'era la possibilità di fargli avere contributi di qualsiasi genere. E voglio ricordare che abbiamo creato in quei 10 anni un'associazione che attualmente sta presso la San Giovanni Bosco. È un'associazione di cui non so se è la responsabile, l'avvocato Teresa Brillante. È un'associazione che porta a dare degli aiuti alimentari a tutte le famiglie che hanno bisogno. Ci sono presentate, ripeto, nel corso degli anni in cui ho fatto il sindaco, sono presentate tantissime persone a chiedere aiuti anche di carattere
economico e di carattere alimentare. Sono quelle persone che veramente si vede che hanno difficoltà anche a chiedere, perché si vergognano. La cosa, certo, peggiore che ci possa essere, l'umiliazione della persona, di dover stendere una mano. Sì, allora, siamo d'accordo. Io credo che... Volevo aggiungere 10 secondi, che immagino che anche, diciamo, l'avvocato Melogli ha avuto una prima volta in cui da sindaco qualcuno è andato. Perché sì, io ricordo... Prima di aver fatto il sindaco, non facevo il sindaco. Ricordo nel caso un episodio, nella tua stessa posizione. Senti Piero, ti voglio ricordare, una sera sono uscivo dalla giunta, erano i primi tempi che facevo, uscivo verso le 9 di sera dal comune, ricevo una telefonata sul cellulare di una persona che mi diceva: adesso sono sul balcone della finestra, mi sto per suicidare. Mi feci dire dove stava, chiamai il medico, lo feci venire, andare là, siamo andati sul posto, e trovai addirittura il posto di lavoro a questo signore, ricorrendo, telefonando a Mauro Natale, mi ricordo, dell'hotel Dora. Per cui veramente ci sono delle situazioni per le quali si trova, adesso stiamo parlando accademicamente, è chiaro. Bene, no? Allora Cassataro, anche a lei diamo un po'. Stiamo dicendo la stessa cosa. Io credo che da questo punto di vista, anche conoscendo personalmente l'avvocato, come ribadisco, la città è una città solidale. La politica ha il dovere di unire queste reti, che sono delle reti, delle associazioni, con il sostegno che può essere per attivare quello che lo Stato può dare, e giustamente verificare anche se queste persone hanno diritto a determinati sostegni o meno. Sono convinto che però più riusciamo a risollevare la città a livello economico, più riusciamo a evitare che ci siano situazioni del genere. Io penso che il nuovo sindaco dovrà valutare con attenzione quello che è stato fatto, perché tante cose non sono condivisibili, probabilmente altre ne sono invece condivisibili, quindi un errore che non deve commettere il nuovo sindaco, a mio modestissimo parere, è quello di azzerare tutto quello che è stato fatto in precedenza, altrimenti la macchina poi si rimette in moto da capo e non si arriverà mai alla conclusione di qualcosa. E quindi vi chiedo se ci sono dei progetti dell'amministrazione d'Apollonio che secondo voi vanno completati, ripresi, terminati, valorizzati. Mi viene in mente su tutti Parco Stazione, che è una bellissima realtà, ma va secondo me incentivata, va migliorata, va completata. Quindi in generale, e poi su Parco Stazione. Sì, allora, fermo restando che giustamente la cittadinanza è contenta di avere uno spazio nel centro di Isernia in cui da una certa ora in poi ci sono tanti bambini, ci sono tanti ragazzi che giocano, il progetto è stato un po' stravolto, secondo me in alcuni casi peggiorato, soprattutto perché, ad esempio, non vedo perché fare un campo da tennis dove su qualche centinaio di metri quadri giocano due persone, magari è meglio un campo da calcetto dove giocano più persone. Quindi anche nella disposizione degli spazi qualcosa secondo me è stato sbagliato. Il progetto di prima, io l'ho visto, era molto più interessante. Sono state fatte delle scelte, ora il parco c'è, dobbiamo in qualche modo cercare di rinvigorirlo il più possibile. Ci sono, diciamo, quei locali che ancora non mi sembra che non sono stati ancora assegnati definitivamente. Dobbiamo farli diventare dei locali che durante le ore in cui, soprattutto in cui il parco è più vivo, quindi a partire dalle 3, dalle 4 del pomeriggio, possano avere, diciamo, delle associazioni culturali, delle associazioni sportive, e quindi che ci sia un fermento oltre quello che c'è attualmente. Ho visto qualcosina sui materiali che va migliorato, quindi dobbiamo vigilare da quel punto di vista sui materiali che sono stati utilizzati. Non tutto dell'amministrazione precedente va messo da parte, assolutamente, alcuni progetti vanno portati avanti. Oltre al CIS, i 10 milioni di euro assegnati dal governo Conte per la ristrutturazione dell'auditorio, ce ne sono, mi sembra, altri 10 per la rigenerazione urbana, e chiaramente sarà la prossima amministrazione ad occuparsene e ad impiegarli in modo positivo, fermo restando che l'amministrazione precedente non è riuscita ad uscire dalle secche di un bilancio che effettivamente ha costretto quell'azione e ha costretto soprattutto a limitare gli investimenti e a guardare più a mettere a posto il passato che non al presente e al futuro della città. Prego, avvocato. Sul Parco Stazione? No, sul Parco Stazione, più in generale su progetti dell'amministrazione uscente che lei vorrebbe Spesso ho sentito delle critiche provenienti dall'altra parte, perché si diceva, tu nelle tue liste ci sono vari assessori che fanno parte della giunta di Apollonio, o consiglieri comunali che fanno parte di quella giunta, che si sono candidati con te.
E questo viene detto come un fatto negativo. Invece io, tutto sommato, devo dire che invece è un fatto positivo, proprio perché, proprio a quello a cui lei faceva riferimento, perché non c'è il rischio di quella, interruzione dell'attività amministrativa. Sostanzialmente questi assessori, questi consiglieri che fanno parte della giunta, della giunta o del consiglio comunale da Bologna, intendendoci, sono a conoscenza dei progetti che sono in corso. Potranno dare i suggerimenti utili al nuovo sindaco praticamente e dire: guarda, ci sono queste cose che sono addirittura d'arrivo, queste altre che sono partite adesso. Per esempio, io ho saputo da loro che era stato presentato ormai da qualche anno un progetto di riqualificazione di tutte quante le borgate orientali, rete gas, illuminazione, fognature, lì dove mancano, perché il problema, sappiamo, è soprattutto quello delle case sparse. Prima vengono autorizzate, poi ti chiedono la strada, poi ti chiedono l'illuminazione, poi ti chiedono la fognatura, e tutto questo richiede del tempo. E quindi io lo considero un valore aggiunto, sapere, avere la possibilità di conoscere i progetti che sono in itinere per poterli sviluppare e casomai accantonare quelli che non sono condivisibili. Per il parco stazione, io vedo Piero Castrataro che ha parlato di che cosa, dice che il progetto è stato addirittura modificato rispetto a quello di prima, non so quale progetto ha visto, no, certamente non ha visto quello che avevo fatto io, su questo non sono dubbi, perché risale al 2012 e fu fatto dall'ufficio tecnico, prevedeva addirittura un collegamento diretto con l'eliminazione del passaggio a livello con una sopraelevata che partiva. Se non sbaglio, poi però lì c'è il problema Brasiello, mi pare, non vorrei sbagliarmi. Sì, no, perché quello non è stato proprio preso in considerazione. Quel progetto, per quello che dicevamo c'è prima, l'elettrificazione, cioè, per avvocato, allora, che probabilmente avrebbe creato dei problemi con però, la sopraelevata. All'epoca fu autorizzato dalle ferrovie. Facciamo qualche riflessione sulla movida nel centro storico, perché è un po' croce e delizia. E lui è uno dei responsabili maggiori. Perché... no, l'ho fatto controllare da lontano con le telecamere, con le sorveglianze. Lo fa pedinare, avvocato? Lo fa pedinare? No, cosa fa? Pedinare no. Sempre, lo tiene d'occhio. Lo faccio controllare, solo questo, perché non vorrei che subisse qualche aggressione da quelli dell'estrema destra. Sappiamo, Melogli, che la movida è servita a dare ossigeno a tante attività, bar, ristoranti, che vivono veramente... bene oggi, c'è il pienone. Mi sembra, che non si possano lamentare. Però, diciamo, vorrei sapere da voi quali sono le vostre politiche di programmazione, degli interventi da effettuare anche per trovare un punto d'intesa sia tra i titolari dei bar e ristoranti, ma anche dei residenti che lamentano la notte di dormire. Partiamo da Castellano. Allora, teniamo conto che la città è uscita dal periodo di pandemia dove quei ristoratori, insomma, chi aveva quei esercizi commerciali hanno sofferto terribilmente, ha sofferto la città, i giovani che non potevano uscire, hanno sofferto loro che avevano investito. Allo stesso tempo, nel momento in cui insomma, c'è stata la riapertura, c'è stato un grandissimo successo, anche perché c'era una volontà da parte della parte giovane della popolazione, giustamente, di divertirsi dopo tanti mesi di costrizione a casa, chiusi e così via. Non si è riuscito ancora a trovare un equilibrio. L'equilibrio è in termini di vivibilità, e di responsabilità e di correttezza verso chi abita quell'area. Quindi, pur dovendo consentire le attività di questi esercizi che operano soprattutto nella fascia notturna, bisogna trovare un giusto compromesso. Non è stato trovato, sono state fatte delle delibere che sono rimaste carte morte, nessuno le ha fatte rispettare. Abbiamo incontrato i rappresentanti del centro storico e sono stato contento, tra virgolette, di firmare un loro documento in cui mi impegno a trovare delle soluzioni, alcune nel breve periodo, altre nel lungo periodo, per consentire da un lato a chi è residente di poter vivere il centro storico, dall'altro a chi ha le attività di poterle continuare.
Anche in questo caso sono convinto che con il buon senso, facendo incontrare le due parti, si può raggiungere il giusto compromesso, fermo restando il fatto che il centro storico deve diventare più attrattivo anche durante il giorno, che dobbiamo migliorare il decoro, fornire di bagni pubblici o puntare sui bagni privati. Questo lo vedremo, diciamo, come se, qual è la soluzione migliore, in modo tale che anche non si creano delle situazioni non chiare. E al tempo stesso dobbiamo controllare di più, perché c'è un aspetto che riguarda la sicurezza, sia con la polizia, con tutte le forze dell'ordine, affinché non si creano delle situazioni di degrado che ora attualmente si stanno creando. Ecco, lei è stato definito un pazzo quando riuscì a levare a liberare la piazza Celestino, quindi a creare un po', quindi di riflesso un po' tutte queste attività. A distanza di tanti anni, però bisogna riprogrammare anche qualcosa, anche perché sì, le esigenze degli uni contrastano le esigenze di altri. Allora, qual è la sua proposta, Melocchi? Orazio diceva est modus in rebus, c'è una misura in tutte le cose. Se ci attenessimo tutti quanti a questo principio, probabilmente ci starebbe meglio. Là ci sono questi due interessi contrapposti: da una parte ristoratori, bar, che ovviamente perseguono un loro interesse, per cui vorrebbero stare aperti possibilmente 24 ore al giorno, e gli altri residenti, i quali giustamente dicono, rivendicano, che la mattina devo andare a lavorare, quindi non è che posso sentire la notte la musica a tutto volume. Questa difficoltà di gestione l'abbiamo trovata già noi, perché già era partito allora, era ripartito il centro storico, poi c'è stata la pandemia, tutto quello che sappiamo tristemente, e però già da allora c'erano i problemi. Noi abbiamo fatto anche allora ordinanze, dovevamo mandare la sera, chiamavano per misurare i decibel, il volume insomma, lo ricorderete tutti quanti, mi sembra che conoscete bene il centro storico così come lo conoscevamo noi. E adesso il problema qual è? Noi mettiamo una ZTL, ve la ricordate? È stata disattivata dopo che siamo andati via noi. Io dico che la ZTL va reintrodotta per la sera, lasciando ovviamente la possibilità di accesso a tutti quanti i residenti della zona, ma per evitare che arrivino le macchine, gli sennini, purtroppo sono abituati ad entrare con la macchina nel bar, entrano dentro, devono entrare con la macchina per fare il giro, per vedere se sono gli amici, casomai soltanto per quello. E soprattutto sabato, domenica, venerdì sera si crea un carosello di macchine che onestamente bisogna cercare di evitare. Ripristinare la ZTL dalle 9 di sera, per esempio, lasciando ovviamente i posti per i residenti, per le macchine, e cercando di evitare l'afflusso indiscriminato di gente, regolamentare il più possibile, ma il problema è anche quello del controllo, è il ZTL, per forza, videosorveglianza. Dobbiamo ripristinare degli impianti di video, soprattutto nei vicoli, per evitare situazioni di degrado. Il bagno pubblico serve poco dopo le due di notte, perché non ci saranno personale che lo tiene aperto le due di notte. Allora, Boraggine, sì, noi oggi nel telegiornale abbiamo proposto un'inchiesta. L'80% degli intervistati, il titolo era Cosa chiedereste al futuro sindaco di Siena, l'80% degli intervistati ha parlato di sanità, sì, perché avverte questa... avverte un servizio che è precario, che comunque viene messo sempre in discussione. L'argomento è complesso, dovremmo partire da ciò che sta accadendo da 20 anni a questa parte. Dal 2001 dovete partire. Ecco, non voglio, ecco, non a caso il Molise. La modifica del titolo quinto della Costituzione. Perfetto, perfetto. Poi però c'è stato il commissariamento, evidentemente chi ha fatto il commissario, insomma, non ha gestito come avrebbe dovuto gestire, se ne sono cambiati così tanti. Quindi l'argomento è veramente complesso, io non voglio neanche strumentalizzare tutte le polemiche, utilizzare anche tutte le polemiche che sono state fatte sul nuovo posto, però ecco la sensazione che la popolazione di Isernia è questa, che il servizio sanitario isernio del veneziale è in forte discussione, viene minato, il sindaco può fare poco, però può scendere in campo per dire la sua e per battere i pugni sul tavolo. Ecco, cosa dite ai cittadini di Siena su questo aspetto? Ma io dico semplicemente quello che ho detto e che abbiamo detto in tutta questa campagna elettorale, che continuiamo a dire in queste ore e che faremo a partire da martedì, cioè la difesa della sanità pubblica, della salute dei cittadini, la difesa dell'ospedale veneziale come punto di riferimento della provincia di Siena. Non possiamo consentire che alcune
reparti vengano ridimensionati, perché ci sono alcune malattie tempo dipendenti come l'infarto, per cui se non arriviamo in tempo, in un determinato tempo, non riusciamo a garantire la vita delle persone o a limitare il danno dopo che un evento traumatico del genere si è verificato. Purtroppo dall'altra parte vedo un centrodestra rappresentato dall'avvocato Melogli, stretto, diciamo, a braccetto con il commissario governatore Toma, che ha prima dichiarato che questo post era suo, poi ha dichiarato che questo post è stato scritto da altri, poi ha dovuto chiarire che quello che era stato scritto nel post non era chiaro dal punto di vista della tutela di questi reparti all'interno dell'ospedale veneziale, della tutela dei diritti e della salute dei cittadini molisani. Poi abbiamo assistito all'ennesimo affronto alla dignità delle persone, cioè che chi si era scagliato, diciamo, Fratelli d'Italia contro diciamo, il governo Toma e quindi contro il centrodestra rappresentato dall'avvocato Melogli, addirittura ha fatto l'apparentamento informale. Si è capito che da quella parte c'è uno scontro di potere, si è capito che la sanità interessa pochissimo, dall'altra parte abbiamo anche un conflitto di interesse enorme, per cui c'è un rappresentante politico che è un europarlamentare che è proprietario di una sanità convenzionata che pesa sul bilancio regionale e che pesa sulla difesa della sanità pubblica. Noi siamo stati sempre coerenti, lo continueremo ad essere, il sindaco si impegnerà sia a livello politico sia in tutte le sedi per difendere l'ospedale, la salute dei cittadini e la possibilità di essere curati come qualsiasi altra persona nel territorio italiano. Prego, avvocato. Allora, io l'ho detto senza mezzi termini, se fosse vero quello che dice l'ingegnere Castrataro, sarei il primo a scendere in piazza contro Toma, contro la giunta regionale, contro chiunque voglia attentare all'ospedale veneziano. Il post di cui si parlava è un post che è stato redatto dal commissario Giustini, nominato dal governo centrale 5 Stelle, e non è neanche immaginabile 5 che Stelle Lega, però riguarda... dobbiamo dirlo 5 Stelle Lega, altrimenti 5 Stelle, diciamo Lega, la verità, 5 Stelle Lega, va bene, Lega. No, per corretto. Per essere corretti. Ma è il post che ha fatto lui, riguardava infatti l'anno 2019-2021. Non era stato mai approvato questo post. La condizione perché il governo centrale nominasse il presidente Toma come commissario straordinario alla sanità era proprio che fosse approvato finalmente questo post, perché certamente non si poteva lasciare 3 anni di interruzione in un discorso sanitario complessivo. Voglio ricordare all'ingegnere Castrataro che gli ospedali a Isernia di Venafero, l'ospedale di Agnone sono stati chiusi dalla giunta Frattura, quando Frattura era il commissario straordinario per la sanità, che il problema della sanità viene da lontano, che il presidente, che il commissario Toma ha precisato in una conferenza stampa che nessun reparto dell'ospedale veneziale sarà toccato o ridimensionato, che anzi ci saranno 900 assunzioni con il nuovo piano sanitario, quello che dal 2022 al 2024, 900 assunzioni e nessun reparto dell'ospedale veneziale sarà, quindi non c'è nessun pericolo per la sanità o per la salute dei cittadini di Isernia. Devo fare una piccola replica, perché prima di tutto io come candidato civico non ho nulla a che vedere con il governo Frattura, questo deve essere chiaro, e anche il PD di Senna che mi sostiene in questi ultimi anni si è sganciato totalmente da quella politica, anche nei rappresentanti che ha. Seconda cosa, non sono stato io a dichiarare a mezzo stampa con dichiarazioni scritte governatore Toma, commissario, peggior governatore di questa regione, che ha detto prima che lui aveva scritto il post vantandosene e dopo ha dichiarato, quando ci sono state tutte le polemiche, che era stato scritto da Giustini. Terza cosa, quelle di Toma sono parole. Bene, allora... sono parole e di scritto c'è semplicemente nel post che mentre a Termoli su cardiologia l'UTIC c'è, cioè la, diciamo, la branca che salva le vite umane,
su cardiologia e CERN non è scritto. Allora Toma lo riscriva e siamo tutti contenti che è stato scritto. Lo riscriverà, perché Toma, per ora sono parole. E infatti deve lo riscriverà chiaro. Toma, perché a due mesi adesso dalla fine di quel sono parole di una persona che non sa governare nella regione Molise e che non può venire a dettare sulla sanità. Non voglio fare il difensore di Toma, assolutamente. Della sua coalizione, questo deve essere chiaro. Certamente. La sua coalizione è rappresentata da Toma da una parte e da Patriciello, europarlamentare, che gestisce la sanità convenzionale. Io non ho capito questo una cosa. È lampante e chiaro. Io non ho capito una cosa. Perché quindi non può essere difensore della sanità. No, io non capisco una cosa, diciamo, perché l'ingegnere Castrataro che cosa fa? Quando parla di deve prendere distanza dal PD, dice che è una lista civica, però il PD è una delle forze, delle liste che appoggia la tua candidatura, quindi non è che puoi allontanarla quando non ti fa comodo. Il PD, PD di Sernia, il PD di Sernia è diverso da quello di Campobasso, però sono venuti la sera a Facciolla, non c'entra nulla, io non c'entro, ma neanche io c'entro, sicuramente non c'entro, fatto sicuramente decisioni. Il candidato sindaco di Sernia non c'entra nulla con la regione. Lei come candidato è stato scelto da Toma e da Patriciello. No, questo è quello che ci sono le foto, io quando è stata scelta, allora tu sei stato scelto da Conte e da Di Maio, non ho capito, non c'era le foto di Conte e Di Maio candidatura al tavolo del centrosinistra, non c'erano i rappresentanti né nazionali né regionali, questo è chiaro. Allora noi non tutti. Facciamo, allora mentre, non facciamo dietrologie, non vediamo nessuna dietrologia, allora, questa è la verità. Prima di fare una foto dobbiamo dire allontanatevi a quelli che ci stanno a terra. Allora i rappresentanti possiamo anche dire che secondo alcuni dicono che la tua candidatura nasce da Danilo Leva, cioè è vero o non è vero? Assolutamente no, non è assolutamente vero. Perfetto, no, assolutamente benissimo. No. Beh, se è giusto che i cittadini che usiamo l'argomento sanità dicendo che, così i cittadini lo sanno, che Toma ha anche detto che ci saranno i DCA, i decreti del commissario ad acta, che chiariranno meglio quello che accadrà al veneziale di Siena. Quindi con i DCA poi non ci sarà più. Che cosa c'entro io, candidato sindaco di Siena, con il governo regionale? No, io vorrei sapere che cosa c'entro io. Allora facciamo un po' una cosa, così stimoliamo un po' il dibattito fra i due. Allora guardatemi negli occhi. Sì. Una domanda trasversale, allora farete entrambi. Che cosa, provi a fare una domanda a Melogli lei. Lui risponderà e poi viceversa. Prego. No, io dico tranquillamente, io non capisco perché. Io mi posso avvalere dalla facoltà di non rispondere. Sto scherzando. Ovviamente. Io non capisco perché lei si è candidato. Ma perché lei adesso? Che tu ti sei candidato con una coalizione che rappresenta il governo della città di Siena, quello uscente, che è stato il peggiore, lo sanno tutti, perché a Siena manca addirittura il decoro. E col peggior governo regionale che la regione Molise abbia mai avuto. Allora, questa cioè, è la domanda. Perché? Cavalcare due la domanda è breve, però, la domanda... che hanno dimostrato di non saper gestire né un comune né tantomeno una regione. La domanda deve essere breve, Melogli, prego. La risposta allora, a due minuti. La risposta può essere anche semplice. Hanno richiamato me perché praticamente c'erano delle divisioni all'interno del centrodestra, per cui si è pensato che l'unica persona che potesse in qualche modo ricompattare la coalizione era il mio nome, perché erano disposti a fare un passo indietro se avessi accettato io. Il mio nome è stato fatto prima di tutti da Michele Iorio, ecco perché è uscito fuori il mio nome, perché si sperava che in questo modo potesse rientrare anche Michele Iorio nella compagine di centrodestra, cosa che è successo adesso per il turno di ballottaggio, non perché ci siano stati degli interessi oppure del... Con Iorio non lo so però, no. Avvocato. Eh? Con Iorio non lo so però. Lei è convinto che Iorio la sosterrà? Io ho parlato con Iorio, con Filoteo Di Santo e con Cosimino Tedeschi, con tutti e tre. Abbiamo parlato a lungo, abbiamo trovato anche una condivisione su alcuni aspetti del programma che sono stati integrati da questo punto di vista. Ma io ho parlato anche con il Presidente, con Iorio e con Filoteo Di Santo, su questo non ci sono dubbi. Le differenze e le incertezze, riguardano non la gestione della città di Siena, ma riguardano delle rivendicazioni relative al livello regionale. Ma io ho fatto presente che, appunto, essendo soltanto candidato sindaco di Siena, certamente non potevo intercedere nei confronti della
regione, perché io non sono un uomo di faccia Roma. Faccia la domanda a Castataro, perché poi siamo cosa. Davvero alle battute finali. Siccome l'ingegnere Campetano... È la domanda questa, è la domanda. È la domanda, cioè, no, dice possiamo che conosce, entrambi, conosce scusate, bene i problemi, ecco. I problemi della città, tant'è che ha le soluzioni per tutto. Mi sembra. Ma io vorrei sapere, secondo te, la rete del gas, dicendo, quanti chilometri ci sono e quanto riscuote il comune? Questo io non lo so. Giusto per avere un'idea, perché Isernia è lunga 4 chilometri. No? Allora ti faccio una domanda, ti chiedo, secondo te quanti chilometri ci sono di rete del gas? Questa cosa io non la so, se vuoi appena divento sindaco te lo faccio sapere. No, ma io te lo posso dire adesso, questa è la differenza. Ma non credo che sia fondamentale risolvere fondamentale. I problemi di Isernia. È fondamentale, sai cosa? Il fatto che i tuoi assessori, ex assessori che sono candidati con te, non hanno saputo programmare nelle borgate come strutturare la rete del gas in questi anni. Tant'è vero che dovunque sono andato mi hanno chiesto come mai sono 20 anni che il gas non arriva, se loro avessero fatto un programma di investimenti anche su 10 anni dicendo a ciascuno guardate che ogni anno facciamo un pezzettino, forse non saremmo arrivati a questo punto. E soprattutto non è che loro si presentano alle borgate, alla fine dice guarda la faremo tra un po', arriverà la rete del gas, non è così che i cittadini possono essere trattati, perché i cittadini capiscono che sono stati ingannati e l'ex governo della città li ha ingannati nelle promesse che sono state fatte 5 anni fa, dopo 5 anni si è allo stesso livello. Piero, questa è la realtà. Non mi hai fatto poi, se vogliamo parlare di chiacchiere dire quanto è lunga la rete del gas che fare. Non interessa a nessuno, parliamo, io e te perdiamo tempo, perdono tempo loro, perdono tempo i telespettatori. No, ma non mi hai fatto finire la domanda, perché ti ho chiesto quanto è lunga la rete del gas, va bene, ma quando incassa il comune di Isernia e ma che io... finalità, che cosa si fanno con quei soldi, quando incassa, non lo puoi sapere perché io non sai, cosa... mo te lo dico io allora, la rete del gas è oltre 100 chilometri, nonostante parliamo di un comune di 4 chilometri di lunghezza, oltre 100 chilometri di rete gas. Il comune di Isernia incassa o dovrebbe incassare 110.000 euro all'anno dalla società Rete 2 che gestisce la cosa. E questi soldi entrano soltanto per modo di dire nelle casse del comune, perché vengono restituiti alla rete del gas, la quale deve fare invece proprio esattamente quello che dicevi tu adesso, cioè deve completare la rete urbana. Ma non l'ha completata allora? Eh no, ma ogni anno quello che incassa il comune viene riversato direttamente alla società del gas. Ma i tuoi assessori non l'hanno programmato. Ma i miei assessori non ce li ho gli assessori. Come no? Ma io non ce li ho gli assessori. Io sono 9 anni che non ci sto al comune di Isernia. Di quale assessore va a parlare? Non ci sei perché ti sei dimesso quando ti sei candidato. Perciò non ci sei, perché ci stavi e controllavi anche fatto che cosa hanno fatto i tuoi assessori. Di minoranza, e qual è non avrei fatto controllavi anche in quel caso. Cosa? Allora che faccio? Mi candido a sindaco e poi me ne vado? Mi state... Tutti quanti dicono te ne andrai. No, io sono venuto per rimanere anche la consigliere di minoranza. Fare il consigliere perché di minoranza. Il consigliere di minoranza garantisce, e sarò felice, serve a vigilare. E tu non l'hai fatto, lo potevi fare, mi dispiace. Va bene, no, ma adesso ultima domanda da dobbiamo accalorare per una cosa del genere. Ma io non mi sto accalorando, ma no, ma neanche io mi sto accalorando, io sto facendo le domande. Perché, ti potrei dire, per esempio, i sai quanto, quanto costa l'auditorium? Ma è costato quasi 50 milioni di euro. Ma quale 50 milioni di euro? Quale 50 milioni di euro? Va bene, andiamo alla domanda. 34 milioni di euro ad oggi, compreso le spese, compreso le parcelle. Questo che cosa cambia? No, non capite che quella quella che viene diffusa come la notizia, 50 milioni di euro per fare una cosa che sta cadendo a pezzi, ti vorrei ricordare che il direttore dei lavori, il direttore dei lavori nominato dal ministero, puoi accusare una persona, un ingegnere, un professionista che lavora all'interno di un ente pubblico. Ma voi dite che i materiali non sono buoni, non io. Che è riconosciuto da tutti per la propria professionalità in questo modo, perché sai benissimo che quell'opera è stata collaudata e a quell'epoca non c'era nessun problema. Alto se tu accusi io non sto accusando, siete voi che accusate.
che i materiali non sono buoni. Tu hai tirato fuori il nome di una persona rispettabilissima. No, certo, ma ci mancherebbe altro, lo conosco bene. Ma siccome state utilizzando questi metodi... No, non sto utilizzando questi metodi, li utilizzate voi questi metodi. Dovremmo elevare il discorso a discutere dei problemi della città di Siena. Allora, ecco, parliamo... Ma voi parlate di queste cose, non io. Voi avete tirato in mezzo che la qualità dei materiali utilizzati per la costruzione della città non era... E che cosa c'entra l'ingegner Fagioli? E che c'entro io che l'ha fatto il ministero? Ma allora rispondi che tu non c'entri, il direttore dei lavori. Voi accusate di certe cose come se l'avessimo fatto noi. Io non ti ho accusato di questo. Scusa, guardate, non proviene da te. Ritengo che le cose che appartengono al ministero lasciamo al appunto, ministero. Non c'entra niente. Noi torniamo alle cose normali perché siamo in conclusione di questo. Abbiamo quasi finito. Allora io credo che fai tu una domanda. Sì, io sui primi 100 giorni, ecco, i primi 100 giorni. I cittadini di Siena vogliono sapere la prima cosa che farete una volta giunti a Palazzo San Francisco, una cosa che si può fare appunto in 100 giorni, non una cosa irrealizzabile in questo brevissimo arco di tempo. Castratale. Allora, primi 100 giorni un confronto serio con i cittadini delle borgate di San Lazzaro, dei quartieri di Siena e del centro storico per individuare quelle soluzioni, alcune che sono immediate perché sono solo di gestione, per capire che stiamo andando nella direzione giusta, quella di individuare i problemi della città, condividere delle soluzioni con una giunta comunale e un sindaco che si mettono a disposizione sempre per risolverli. Al tempo stesso voglio lanciare una cosa, c'è un bando del Ministero dello Sviluppo Economico sugli ecosistemi di innovazione del Mezzogiorno, dobbiamo rispondere entro il 12 novembre, c'è la possibilità di tirar fuori, di far venire ai Serni a 10 milioni di euro per ristrutturare un palazzo e farci un centro di ricerca e sviluppo sull'economia digitale, dobbiamo andare in quella direzione, se partecipiamo a quel bando sono 10 milioni in più e stiamo mettendo una pietra per costruire il futuro di Isernia e per fare in modo che tanti giovani o tornano ad Isernia o riescono a studiare Isernia, a fondare la loro startup, la loro spin-off o lavorare nelle imprese di Isernia che ci sono. Al tempo stesso controlleremo quei bandi come quello della piscina che sono in assegnazione perché ci dobbiamo assicurare che sia tutto fatto per bene. Lanceremo anche un tavolo con gli imprenditori, con i commercianti, perché dobbiamo condividere una strategia di sviluppo per la città, deve essere seria, deve essere condivisa dalla più ampia parte della popolazione, perché su alcune cose non possiamo dividerci. Io sono convinto che anche all'interno degli elettori di centrodestra tutti abbiano capito che la nostra proposta è una proposta civica che va al di là degli schieramenti e che vuole realmente risolvere i problemi della città, far diventare Isernia una provincia d'Europa, Isernia deve essere rispettata all'interno della regione e lanciare un messaggio chiaro al vecchio mondo politico che si risolvono i problemi parlandone, discutendone, trovando delle soluzioni condivise che vanno al di là degli schieramenti e anche al di là di una consigliatura comunale o di una, tra virgolette, una consigliatura regionale. Questa città ha bisogno di problemi di soluzioni a problemi concreti che esistono. Tutto questo nei primi 100 giorni li faccio pure io. La stessa cosa che dice Piero Castratale, le faccio pure nei primi 100 giorni, anzi vi dirò di più, siccome mi avanza qualche giorno farò pulire dell'erba che sta a fianco a Palazzo Iadopi, centro di Siena, farò tagliare quell'erba là che sembra una cosa incredibile, non si può tagliare, farò fare due murales enormi, uno ne metterò sulle due pareti bianche di quelle case che prospettano proprio Piazza Celestino V, una con un murale si deve raffigurare le donne di Siena che lavorano in merletto e si devono vedere, una foto d'epoca si vedono queste donne che lavorano a fianco alla Fontana Fraterna in merletto e l'altra parte il bombardamento del 10 settembre per far vedere com'era la piazza, quella piazza che oggi è il salotto di Siena, com'era subito dopo il bombardamento del 10 settembre 1943. Questo penso che sia più ragionevole che si possa fare. Così come farò certamente il comitato per tutte quante le borgate, io ne ho già parlato, prenderò dei cittadini che risiedono nelle borgate, si costituirà un comitato per ogni borgata e riferirà direttamente all'assessore alle borgate che sarà specifico, potrà riferire all'assessore tutti i problemi delle borgate stesse perché possano essere portati all'attenzione dell'amministrazione comunale in tempo reale. Perché bisogna programmare gli interventi a seconda delle necessità, delle urgenze, delle priorità anche nelle borgate. Questo si può fare, secondo me, nei primi 100 giorni.
farò il comitato del centro storico, la proposta che ha firmato anche Piero Castradaro, l'ho firmata anche io al residente del centro storico, perché sono delle richieste ragionevoli che fanno, ma io farò il comitato per il centro storico come avevo fatto 20 anni fa, nominerò dei cittadini del centro storico che portano a farsi portatori delle esigenze dei residenti in quella zona. Sceglieranno loro, si metteranno commercianti, questo è quello che farò. E anche per San Lazzaro la stessa cosa, sarà immediatamente messo mano alla realizzazione di una biblioteca e di una emeroteca. Allora, siamo all'appello finale, perché votare Piero Castrataro e non Gabriele Melogli? Perché abbiamo fatto una proposta concreta di come gestire l'amministrazione ordinaria della città di Siena, che sta soffrendo e che ha sofferto in questi ultimi 5 anni, perché abbiamo un progetto di sviluppo che riguarda la città, che riguarda i quartieri, San Lazzaro, le borgate, il centro storico e in generale anche il centro di Siena. Questa proposta si basa su delle persone che si sono messe in gioco, dei validi professionisti, persone che lavorano nel pubblico e nel privato, che vuol dire che cosa che sanno cosa fare per la città e che lo fanno solo per il bene della comunità. Siamo stati coerenti dall'inizio alla fine. Mi è dispiaciuto in questi ultimi giorni vedere del fango gettato senza nessun motivo. Abbiamo cercato invece di parlare sempre al cuore della città, ai cittadini. Sono loro i nostri unici alleati. Dall'altro campo si è dimostrato come loro stanno facendo una lotta di potere anche per le regionali. Non è questo il nostro stile, sono convinto che anche diciamo, le nostre politiche, che sono politiche di costruzione, del fare, del saper ascoltare, dell'andare incontro a quei soggetti fragili che nella città anche di Siena ci sono, parlo solo ad esempio di progetti come fare un centro per gli autistici, un centro per gli anziani che sono affetti dall'Alzheimer, rinnovare diciamo, dei centri per gli anziani con un invecchiamento attivo, guardare alla struttura produttiva di Siena, promuoverla fino in fondo. Una città e soprattutto una coalizione che sa rompere gli steccati, che guarda anche agli elettori del centrodestra, che non sono sicuro una parte consistente di loro non si può riconoscere in chi fino in questo momento non ha parlato per la maggior parte di programmi, ma sta parlando solo di lotta di potere. Difenderò strenuamente la sanità, costi quel che costi, andrò a fare le manifestazioni, impugnerò il POS, sono convinto che alla fine salveremo anche la sanità pubblica ai Serni e nel Molise. Allora, perché votare Gabriele Melogli e non Piero Castrataro? Ma io dico che Isernia, penso sia Pacifico, è una città che sta in difficoltà e ha bisogno di interventi urgenti. Non credo che la città possa permettersi in questo momento di perdere almeno altri 6 mesi, che sono quelli di rodaggio di qualsiasi nuova amministrazione, per poter capire come funziona la macchina amministrativa comunale. C'è bisogno, secondo me, di qualcuno che abbia una esperienza, che abbia maturato un'esperienza nell'amministrazione della città. Non è sufficiente dire io sono bravo perché sono ingegnere e sono... Voi parlate di competenze. Io ho persone nella mia parte che sono competenti e sono capaci e sicuramente sapranno fare. Bene, io dico, certo la competenza è una cosa importante, importantissima, però tu sarai competente a fare l'ingegnere, tu sarai il chirurgo, sarai competente a fare il chirurgo, ma per dire io sono competente a fare il sindaco bisognerebbe averlo già fatto, questo intendo dire, cioè bisogna conoscere una macchina amministrativa, bisogna sapere come operare. Secondo me la città di Siena in questo momento, data la condizione di oggettiva difficoltà nella quale si trova la maggior parte della cittadinanza, ha bisogno di qualcuno che dal giorno dopo l'insediamento a Palazzo San Francesco sia in grado di rimettere in moto la macchina amministrativa in modo che non ci sia una soluzione di continuità tra le attività poste in essere fino ad oggi e quelle che saranno poste in essere nell'immediato domani. Cioè io dico che Isernia non può fare un altro salto nel buio, c'è bisogno di una guida sicura e io, consentitemi, sono l'usato sicuro. Bene, allora termina qui questa puntata di Conto alla Rovescia. Io ringrazio, come al solito, Pierluigi Boraggine. Grazie a te per l'invito e io mi complimento con i due
con l'ingegnere Castadaro e con l'avvocato Meloi, perché sono stati bravissimi nel corso di questa... Abbiamo rispettato soprattutto i tempi. Avete rispettato i tempi. Allora, hanno dimostrato entrambi di avere una forte personalità. Entrambi sono di bell'aspetto, entrambi hanno capacità, capacità per... giustamente Castadaro è un giovanotto, quindi... Qualche punto in più. Nell'antica Grecia venivano chiamati gli anziani a guidare la città, proprio perché si presume che fossero un po' più saggi dei giovani. Che posso augurare. Però anche gli anziani sono stati certe giovani, volte... gli hanno fatto il sindaco da giovane. Se potessero... dipende. Se una città potesse avere... Tu l'hai fatto da giovane. Da giovane devi aspettare i prossimi 10 anni, tra 10 anni vieni e io ti faccio fare il sindaco. Allora, i tempi sono cambiati. Voi siete più intelligenti, sicuramente. No, sto dicendo che... Allora, sono cambiati allora, praticamente Piero città... devi tornare tra 10 anni e potrai fare il sindaco. Allora, io rimango esempio, perché l'ho fatto. Ti voglio dare questa tranquillità, mi farà piacere perché averti come consigliere di minoranza. Infatti, il comune sarà sicuramente guardate, con questo bel siparietto finale credo che possiamo concludere in bellezza questa ultima puntata dell'anno. È una partita aperta, quella tra Meloi e Castrataro, che deciderà il futuro di Isernia per i prossimi 5 anni. Io credo che sarà una sfida all'ultimo voto e che alla fine prevalga il migliore, più bravo e anche il più bello. Prenderà più voti, non dire il migliore, perché Squale... io sono migliore di lui come avvocato, lui è migliore di me come ingegnere. Su questo non ci sono scuole. Allora, sfida che seguiremo ovviamente lunedì in diretta a partire dalle 15 con tutti i risultati, l'intervista, ovviamente come si sa, insomma, chi vincerà potrà festeggiare, chi perderà dovrà spiegare i motivi della sconfitta, magari lo farà sulla nostra rete. Grazie a Piero Castrataro, grazie ad entrambi. Allora, domani c'è il silenzio stampa, noi chiudiamo qui questa puntata e anche un po' il battage politico che abbiamo fatto per queste elezioni che si svolgeranno a Isernia domenica e lunedì. Grazie per averci seguito, a voi tutti una cordiale buona serata e di nuovo grazie a Piero Castrataro e a Gabriele Meloi, oltre che a Pierluigi Boraggi.